10 errori che potrebbero costarti la vita. Se ti imbatti in qualche animale selvatico durante un picnic o mentre passeggi nei boschi, i casi sono due. O l'incontro è spaventoso o è un sogno di infanzia che si realizza. Quello che è certo è che in ogni caso non sappiamo bene come comportarci. Eccoti alcuni suggerimenti su cosa fare e come comportarti se incontri animali selvatici per non fare loro del male o per non restare a tua volta ferito. 10. Imbattersi in un alce nei boschi. Un alce è uno degli animali più grandi che si possono incontrare nei boschi. Sono animali timidi di natura e il loro primo istinto è scappare. Ma in autunno possono diventare molto pericolosi perché è la stagione degli amori. In questo periodo i maschi sono agitati e competitivi. In Siberia si dice persino che un alce è più pericoloso di un orso. Cosa non fare? Avvicinare i cuccioli. Fare movimenti improvvisi. Cosa fare? Allontanati se senti l'alce emettere versi minacciosi. Di solito è già abbastanza per avere paura. Scansati lentamente dal sentiero percorso dall'alce. L'animale non può indietreggiare. Nasconditi dietro a un albero. Gli alci non ci vedono bene. Urla o metti musica a tutto volume. Gli alci si spaventano con i rumori forti. Se l'alce sta caricando, sali su un albero. Ecco come capire se un alce è in procinto di caricare. Smette di mangiare e inizia a fissarti. Appiattisce le orecchie contro la testa e solleva il pelo sul collo, il dorso e i fianchi. Cammina verso di te abbassando la testa. Comincia ad urinare. Scrolla all'indietro la testa, proprio come fanno i cavalli. 9. Incrociare un alce o un cinghiale lungo la strada mentre stai guidando. Cosa non fare? Suonare il clacson o accendere gli abbaglianti. Gli animali potrebbero reagire attaccando. Cercare di guidare attorno all'animale. Cosa fare? Stai allerta quando guidi in strade di campagna o di montagna durante l'autunno. Frena lentamente se l'animale compare sulla strada. In caso di urgenza, cerca di aggirare lentamente l'animale. Se hai investito l'animale con la tua auto, non avvicinarti all'animale anche se sembra morto. Può farti del male. Non caricarlo sull'auto per portarlo via. Non solo è molto pericoloso, è anche un reato. La cosa giusta da fare è seguire i protocolli di legge. Nella maggior parte dei casi dovrai chiamare la polizia o il soccorso stradale. 8. Imbattersi in un riccio. Cosa non fare? Dargli del latte. Sì, hai capito bene. Contrariamente ai luoghi comuni, i ricci non tollerano il latte. Toccarlo a mani nude. Il riccio è portatore di malattie e potresti contrarre varie infezioni. Portare il riccio a casa con te. A meno che sia ferito, non farlo. Non è un animale domestico, è un animale selvatico. Cosa fare? Chiama la protezione animali se vedi che il riccio è ferito. In questo caso puoi portare l'animaletto via con te. 7. Se vieni attaccato da un cinghiale infuriato. Essere caricato da un cinghiale non capita così tanto spesso. L'animale come prima cosa scapperà al vederti. Alcuni esemplari possono comunque caricare in determinate circostanze. Cosa non fare? Scappare. L'animale ti inseguirà e ti raggiungerà. Se sei a caccia, assicurati di avere l'arma giusta. I cinghiali hanno la pelle molto spessa e un proiettile di un normale fucile da caccia, se non fatale, li farà solo infuriare di più. Cosa fare? Nasconditi dietro un albero. L'animale ti perderà così di vista. Arrampicati su un albero. Fai rumori forti. 6. Se un pipistrello ti è entrato in casa. Cosa non fare? Andare in panico. Niente superstizioni. L'animale probabilmente si è solo perso. Non ti sta facendo visita per bere il tuo sangue. Ci sono due tipi di pipistrelli. Quelli che mangiano frutta e quelli insettivori. E nessuno di loro è pericoloso per noi. Toccarlo a mani nude. Buttarlo fuori dalla finestra se sta dormendo. Cosa fare? Metti i tuoi animali domestici in un'altra stanza. Indossa dei guanti molto spessi. Aspetta che l'animale si sposti su una superficie e prendilo con cura tra le mani. Puoi anche coprirlo con una scatola e infilarci qualcosa sotto. Se il pipistrello è sveglio, apri le finestre e fallo uscire. Se il pipistrello dorme, aspetta che si svegli. A quel punto coprilo con una scatola, naturalmente che abbia dei buchi per farlo respirare. 5. Se un lupo o una volpe si mettono a seguirti. Cosa non fare? Scappare, l'animale ti rintraccerà comunque. Avvicinarti all'animale e cercare di giocarci. Cosa fare? Indietreggia lentamente. Urla e fai rumore.
Allarga le braccia o i vestiti che indossi per sembrare più grande di come sei agli occhi dell'animale. Tira una pietra in direzione dell'animale, senza colpirlo, o dai l'impressione che stai per tirarla. 4. Se un uccellino è caduto dal nido. Nel 99% dei casi è meglio che lasci l'uccellino lì dov'è e non cerchi di salvarlo. Probabilmente sta imparando a volare e i suoi genitori saranno nelle vicinanze. Devi salvare l'uccellino solo se è visibilmente ferito, è un pulcino di rondine o di piccione, è ancora cieco e privo di piume. La cosa migliore da fare è chiamare la protezione animale o la LIPU, perché altrimenti ti sarà molto difficile prenderti cura di un uccellino selvatico. 3. Se un delfino ti si avvicina mentre stai nuotando in mare. Si pensa comunemente che i delfini siano animali divertenti e gentili, che puoi aggrapparti alla loro pinna dorsale per un bel giro, o che ti possano salvare se stai annegando. Queste idee derivano dai tempi greco-romani, quando i delfini erano ritenuti strettamente legati agli dei. Il nome stesso, delfino, deriva dal messaggero preferito di Poseidone, appunto chiamato Delfinus. Per questo il dio ha creato l'immagine di un delfino tra le stelle. Nell'antica Grecia era prevista la pena di morte per chiunque uccidesse un delfino. In tutte le epoche si è sempre creduto che i delfini avessero poteri speciali che potessero curare gli uomini. Beh, meglio invece non umanizzare i delfini. Anche se apparentemente amichevoli, possono farti del male, possono morderti o colpirti molto dolorosamente. Cosa non fare? Fare salti in acqua vicino a un delfino. Essere convinto che un delfino non può assolutamente farti del male. Cosa fare? Allontanati dai delfini. Interagisci con questi animali solo se hai la possibilità di uscire dall'acqua in ogni momento. 2. Se trovi un delfino spiaggiato, cosa non fare? Trascinarlo di nuovo in mare o morirà sicuramente. Se l'animale si è spiaggiato è perché probabilmente è malato o ferito. Lasciarlo incustodito o verrà subito attaccato dai gabbiani o da cani. Cosa fare? Chiamare la protezione animali o la guardia costiera per aiutare il delfino. Proteggere l'animale dal sole. Anche in inverno si scotterà molto velocemente. Coprilo con un asciugamano bagnato o con delle alghe. Bagna l'animale di tanto in tanto. Attenzione che l'acqua non gli entri nello sfiatatoio. 1. Imbattersi in uno squalo in mare aperto. A dire il vero, incontrare uno squalo ed esserne attaccati non è qualcosa che succede molto spesso, ma anche solo fare la sua conoscenza può essere molto pericoloso. Cosa non fare? Andare in panico. Lo squalo avvertirebbe la tua paura e ti vedrebbe a quel punto come una preda. Cercare di allontanarti. Se sei nel territorio di uno squalo, ti inseguirà per attaccarti e sa muoversi molto velocemente. Cosa fare? Resta fermo. Togliti dalla strada dell'animale nuotando via lentamente. In questo modo perderai ogni interesse ai suoi occhi. Difenditi. Se lo squalo attacca, colpiscilo con i pugni sul naso più forte che puoi e cerca di uscire dall'acqua. Lo squalo resterà disorientato per qualche tempo. Se l'animale sta per morderti, cerca di ferirlo agli occhi o alle branchie. Sono i punti deboli dello squalo. Comunque sia, difenditi e cerca di uscire dall'acqua rapidamente con ogni mezzo. Un'altra cosa. Attenzione! Tutti gli animali a sangue caldo possono essere portatori della rabbia. È una malattia mortale per cui non esiste una cura. La malattia è trasmessa tramite il morso e la saliva. Per quanto un animale possa sembrarti adorabile, non toccarlo mai a mani nude. Non far giocare i tuoi animali domestici con degli animali selvatici. Se trovi un animale ferito, chiama la protezione animali. Un professionista sa cosa fare, tu no. Non dare del cibo a degli animali selvatici. Si abitueranno e perderanno la capacità di procurarsi il cibo da soli. Inoltre perderanno ogni paura dell'uomo e si avvicineranno a chiunque per avere del cibo. E questi animali così insolenti possono spaventare o ferire persone che non sanno come comportarsi. Non avvicinare e non toccare mai i cuccioli. I loro genitori li difenderanno attaccandoti. Non vogliamo dirvi che gli animali sono una minaccia e dovete evitarli a tutti i costi, ma dovete ricordare che non si tratta di giocattoli o di nostri amici. Non sono buoni o cattivi, sono creature selvatiche e imprevedibili. Hai mai avuto un incontro con degli animali selvatici? Come ti sei comportato in questo caso? Raccontaci tutto qui sotto nei commenti. Condividi questo video con i tuoi amici che amano campeggiare e avventurarsi nella natura. Ti sei iscritto al nostro canale? Ancora no? Cosa stai aspettando allora? Fallo subito per non perderti nessuno dei nostri nuovi contenuti. Unisciti a Il Lato Positivo.